Uomini, per rendere felice una donna quando ritorna a casa dopo un lungo viaggio, fatele trovare qualche nuovo titolo di uragna collezione sparso per la casa. Almeno, vabbè, questo per quanto riguarda me. Ecco, sono stata molto felice quando, tornando da Venezia, ho trovato appunto sparsi per la casa dei libri di uragna che il mio ragazzo deve aver comprato usati nel periodo in cui non c'ero. Insomma, fa sempre bello trovarseli, ecco, chi se ne frega dei fiori, chi se ne frega dei cioccolatini, fateci trovare degli uragna collezione, saremo molto più contente. Va bene, uno dei titoli che ho appunto trovato in giro per la casa e che, pur essendo un classico, non avevo mai letto, non so, ogni tanto spuntano questi libri che, boh, sono tipo la pietra miliare della letteratura, se non hai mai letto, e allora sei molto fortunato perché puoi leggerli per la prima volta. Cioè, questo è il lato bello della cosa, che ci sono tanti libri che quando li leggi dici, cavolo, vorrei non averlo letto per leggerlo ora per la prima volta. E con me è successo con L'invasione degli ultracorpi, un classico della fantascienza di Jack Finney del 1955. Io non l'avevo mai letto e ovviamente mi ha flashato perché questo, scusate, ok, che schifo, Madonna, perché questo libro è veramente, veramente bello. Di che cosa parla? Parla di un'invasione aliena, ma un po' particolare, diversa da quella a cui siamo abituati con gli UFO e le pistole laser, gli omini verdi, ecco. Gli alieni in questo caso sono dei semi. Dei semi che quando consumano un pianeta viaggiano nello spazio per trovare un altro pianeta di cui diventare parassiti. Questi semi si gonfiano diventando dei bacelli e prendono la forma, diciamo, una volta che il bacello si schiude, di un essere umano, replicando in tutto e per tutto un essere umano esistente, clonandolo praticamente. E una volta clonato, l'essere umano vero si distrugge e il clone alieno prende il suo posto, ovviamente con una bassissima speranza di vita e con il solo scopo della sopravvivenza e di depauperare appunto le risorse di un altro pianeta per poi trasferirsi su un altro, che insomma è il grande classico della fantascienza, ecco. Al di là dell'idea carina, così originale, bella, interessante dei semi, mi sono piaciute moltissimo un paio di cose. La prima, che veramente penso che mi rimarrà impressa per sempre, l'ho letta sola in casa, tarda notte, nel mio piumino e rabbrividivo, anche se fa abbastanza caldo, è il come questi bacelli si trasformano fino a diventare un essere umano, avendo una fase intermedia in cui non sono ancora la copia esatta della persona, ma sono già umani, umani che sono come una tabula rasa, con lineamenti completamente anonimi, senza impronte digitali, immobili come cadaveri, ma totalmente illesi, nuovi, freschi. Vengono descritti come monete che devono ancora avere, diciamo, il secondo conio, il secondo stampino. Quindi veramente un'immagine da brivido, che è uno dei motivi principali per cui vi consiglio di leggere questo libro. E poi l'altra cosa che mi ha incuriosito molto, e ho cercato anche un po' di documentazione in internet, è una interpretazione abbastanza diffusa di questo libro, anche se l'autore, a quanto ho capito, non ha mai dato conferme o smentite in merito, è che questo libro possa essere letto anche alla luce del maccartismo, della caccia alle streghe che c'era all'epoca negli Stati Uniti nei confronti dei comunisti. Quindi persone che sembrano in tutto e per tutto te, ma portano qualcosa di distruttivo, ecco, nella visione dell'epoca. A farmi pensare a questa interpretazione è in particolare il finale, che non voglio spoilerarvi assolutamente perché, insomma, leggete il libro, però c'è un finale molto, oserei dire, patriottico, che fa veramente propendere per una lettura di questo tipo, anche se, al di là della lettura contestualizzata storica, diciamo, il libro resta un capolavoro della fantascienza di per sé, assolutamente consigliato. Da questo libro, tra l'altro, sono stati tratti non uno, ma quattro film, successivamente negli anni, uno il remake dell'altro, diciamo, che sono appunto L'invasione degli ultracorpi, il classico dell'anno successivo, del 1956, diretto da Don Siegel. Poi è stato fatto il primo remake nel 1978 con il titolo di Terrore dallo spazio profondo e il regista era Philip Kaufman. E
Poi c'è ancora un remake del 1993 che è quello di Abel Ferrara e che si chiama Ultracorpi. E l'ultimo remake, Invasion, è del 2007 ed è stato un flop clamoroso. Anche se non è ufficialmente accreditato come remake dell'invasione degli Ultracorpi, ecco, io considero a questo punto tratto dall'invasione degli Ultracorpi anche World's End, la fine del mondo, cioè il terzo capitolo della trilogia del Cornetto. Ecco, ovviamente in una chiave un po' particolare, come se cioè, col senno di poi, dopo aver letto il libro, dovrei rivedere il film, ma direi che è proprio una reinterpretazione dell'invasione degli ultracorpi. Non si tratta di semi, non si tratta di bacelli, ma se avete visto il film sapete di cosa sto parlando. Insomma, secondo me, è stato molto tratto da questo libro, dandone una rilettura e una reinterpretazione in chiave anche moderna. Ecco, se l'avete letto, se avete visto qualcuno dei film che sono stati tratti da questo libro, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti qui sotto, anche del libro ovviamente. E vi ricordo sempre il giveaway, ormai ve lo ricorderò finché non scade il tempo, che scade appunto il 20 settembre. Vi lascio il link di qua, col fatto che la telecamera è invertita, faccio sempre gesti a caso, non preoccupatevi. E niente, basta. Ci vediamo al prossimo video.